L'abuso di droghe e le dipendenze sono un fenomeno che purtroppo accompagna le generazioni. La cannabis è la sostanza più consumata nel mondo occidentale, seguita in percentuali molto più basse dalla cocaina. Ne abbiamo parlato con un'esperta del settore, come la dottoressa Simona Pichini dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. La sostanza più consumata in Italia è la cannabis, così come in Europa e nel resto del mondo occidentale, seguita ma in percentuali molto più basse dalla cocaina. Queste sono le due vere sostanze d'abuso che vengono consumate. C'è un ritorno all'eroina perché i millennials, i giovani nati dopo il 2000, non ricordano la storia dell'eroina, la storia delle siringhe infettate, la storia dell'AIDS, e se non gliela raccontiamo noi, loro non la sanno e quindi non conoscono i pericoli dell'eroina. Ed è una sensazione nuova, perché se fino adesso, diciamo dal 2000 in poi, andavano forti le sostanze stimolanti, psicostimolanti, utilizzate in contesti ricreazionali, c'è anche il ritorno alla sostanza analgesico-narcotica, la sostanza che isola, che calma, che tranquillizza, e quindi questa è la causa del ritorno all'eroina, fra le cause, diciamo. Andrea De Sica si prepara per debuttare sullo schermo. Dopo il successo dell'esordio al cinema con I figli della notte e della serie Netflix Baby, il regista torna con un teen drama che racconta un'intensa storia d'amore dalle tinte horror. Scritto da Gianni Romoli, il collettivo Grams e lo stesso De Sica, e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, il film vede come protagonisti la star di Baby Alice Pagani e la star di Scam Italia Rocco Fasano, rispettivamente nei panni di Mirta e Robin. Il film sarà disponibile su tutte le piattaforme dedicate dal 21 aprile per l'acquisto e il noleggio. A partire dal 16 aprile, ogni venerdì su Mediaset Play, arrivano confessioni tra amiche e condivisioni di make-up in salsa Girl Power, nel primo programma condotto e ideato da Giulia Salemi. Il suo Salotto Salemi sarà disponibile in streaming dal 16 aprile grazie alla collaborazione con Naio Leari Beauty e Mikado. Le puntate del format verranno ospitate ogni venerdì in contemporanea per 6 settimane su Mediaset Play. Le ospiti d'eccezione del programma saranno infatti alcune delle protagoniste più influenti del mondo dello spettacolo e dei social, da Paola Di Benedetto a Veronica Ferraro, passando per Diane Mello e Gaia Zorzi. A pochi chilometri dal centro di Melbourne, in Australia, si trova una delle meraviglie naturali più amate dagli Instagrammer. Centinaia di persone si sono recate nel cuore del Westgate Park, attirate da un piccolo lago pieno di acqua rosa. Le foto di questo luogo da sogno hanno spopolato sui social, facendolo diventare una delle mete più ambite. Tuttavia, per realizzare scatti mozzafiato con lo sfondo del lago rosa, ci vogliono un po' di fortuna e tanta pazienza. Le sue acque, infatti, cambiano colore a causa di un fenomeno naturale che avviene quasi ogni estate. Il lago si tinge di rosa solo grazie ad un giusto equilibrio di sale, luce solare, alte temperature, scarse precipitazioni e alghe, che producono un pigmento rosso-arancio chiamato beta-carotene. Era nell'aria, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale da Sony. Dal 2 luglio il PlayStation Store non sarà più disponibile su PlayStation 3 e PSP. La notizia arriva insieme all'annuncio che il negozio online chiuderà il 27 agosto anche sui dispositivi PlayStation Vita. Non si potranno quindi acquistare contenuti digitali per PS3, PS Vita e PSP, inclusi giochi e contenuti video. Ricordiamo inoltre che da aprile la funzionalità PS Communities non sarà più disponibile su PlayStation 4.